Si sa bene che quando tu filmi anche delle cose autentiche, reali, anche in presa diretta, nel senso che fai del cinema verità, si sa bene che tu sei portato a sceneggiare lì per lì, a inquadrare, cioè in sostanza a contenere nei modi consentiti dall'economia anche ciò che di spontaneo sta succedendo. Quindi riporti, fai un processo di mercificazione sulla gente che filma. Grossissimo che noi abbiamo avuto qui e poi è stato riuscire a filmare alcune cose, cioè intanto alcune persone che si rifiutano categoricamente di parlare, beh, noi mamma Rai, per cui voglio dire subito individuati di vaffanculo, a meno che tu non ti fermi, stai lì, parli, passi 2 ore, gli fai insieme 4 spinelli, eccetera, poi alla fine magari si convincono e parlano. Se no, in linea di massima è proprio il vaffanculo. Voi su questo piano come vi siete trovati? Beh, senti, dipende anche da come noi abbiamo. È brutto dire una strategia, ma l'abbiamo usata verso quelle persone che non ci conoscevano. Cioè ci siamo presentati prima noi, abbiamo formato dei gruppi, bah, per così dire, d'animazione, che catalizzavano attorno a loro, attraverso una discussione già in atto, una certa serie di problemi che qua stanno venendo a galla in un modo estremamente violento. La spaccatura appunto fra un'amministrazione gerarchica, che è quella del festival, e una base che invece intende già superare lo stato di fatto del festival, perché il festival è un ghetto.